14 ottobre 1906 nasce Hasan Alban, leader religioso e politico di origini egiziane. Dal 1936 rivestì il ruolo di ideologo della rivoluzione antibritannica degli ufficiali liberi, sostenendo il ricorso anche ad azioni terroristiche. Colpito da pesanti persecuzioni che sarebbero sfociate nel suo omicidio sul finire degli anni 40, fondò la Società dei Fratelli Musulmani, da allora stella polare per numerose organizzazioni integraliste. I membri che vi aderiscono devono impegnarsi per superare il sottosviluppo economico, creando e individuando ogni forma efficace di lotta di classe, allo scopo di arrivare allo Stato islamico, teorizzato come sistema totalizzante, senza distinzione tra la sfera religiosa e quella civile. La Fratellanza Musulmana si diffuse rapidamente in tutto il Nord Africa, ma anche in Palestina, Libano, Iraq e soprattutto Siria, dove nel 1982 una rivolta nella città di Hama venne repressa nel sangue, causando più di 2.000 vittime. Dal 2013 in Egitto i Fratelli Musulmani sono ufficialmente considerati organizzazione terroristica.